Buongiorno amici, ben ritrovati. Oggi un N News. Intanto ho dovuto mettere il telefono molto più alto perché questo figlio è altissimo e l'inquadratura lo tagliavo. Oggi un N News, oggi una ricetta bomba, perché è sempre una cavolata. Però sarà una ricetta a quattro mani, finalmente ho convinto il mio Tommaso. In una live vi avevo detto che ho un figlio che è molto portato in cucina, però ancora non lo sa, lui non lo sa, però è bravissimo. E oggi andremo a fare i ravioli. Noi qui a Ravenna li chiamiamo i tortelli, perché ho guardato nel mio canale, c'è un sacco di ravioli, ma non ci sono i classici con ricotta e spinaci. Quindi oggi andiamo a fare i nostri ravioli tortelli con gli spinaci del nostro orto, che ha raccolto Tommaso, ovvio. Guardate, no, guardate qua, sono una poesia, questi. Tommaso ride quando io parlo di una bellezza. È una bellezza. Quindi adesso Tommaso si è grattato tutto sto popò di parmigiano, abbiamo messo su un tegame di acqua dove andiamo a sbollentare gli spinaci. Ora andiamo a prendere la ricotta, la farina, prepariamo l'impasto, fra un minuto siamo di nuovo da voi. Ciao! Te le comando. No, ma amici, scusate, vi devo fare una cosa perché io non la so fare. E Tommaso, per aprire 20 uova, ci mette un attimo, perché guardatelo. Tac, lui le apre tutte e due, così, ma però, perché gli uomini hanno le mani grandi. Ora che Tommaso agilmente ha aperto tutte le uova, gli diamo una sbattuta, perché dagli una sbattuta, perché sono tante. Allora, io ho messo 21 uova. Sapete che vado a fare un impasto grande, perché non farò solo i tortelli, quello che mi avanza io dopo faccio delle tagliatelle che metto in freezer, che siamo tanti. Se è la prima volta che passi da questo canale, questa è una big family, quindi queste quantità sono così grandi perché siamo tanti. Ok, mettiamo 2 kg di farina con 20 uova. Qua. La farina, o farina 00 normale, ok, oppure io uso o la calibrata, questa qua, ragazzi, io non voglio fare pubblicità a nessuno, ma spacca. Si chiama Premium Pasta della Spadoni. Se la trovate, la trovo solo nei Conad, perché è già miscelata. Tieni, una parte di farina 00 e una parte di semola. È fantastica. Questa è il top, non fa i puntini neri, è croccante, meraviglioso. Io ci metto sempre anche un filo di olio nell'impasto e un pizzico di sale. Tommaso, come va? Oggi è il tuo primo video con me, oggi è così. Andiamo a lavorare con il gancio, andiamo a fare il nostro impasto. Poi ve lo facciamo vedere, comunque è un impasto normale della pasta e dopo passeremo al ripieno. Vamos a fare questi tortelli. Ciao la planetaria. Ciao. Allora amici, qua abbiamo il nostro impasto. L'ho tenuto un pochettino morbido, perché lo lavoro meglio. E lo mettiamo in un sacchetto, nella pellicola, come sempre, e lo lasciamo un po' riposare. Nel frattempo Tommaso si occupa del ripieno, sta tritando gli spinaci che abbiamo sbollentato, scolato, strizzato. Non vi ho detto, questi erano circa mezzo chilo. Non farò un ripieno troppo verde, perché sennò Francesco, il solito stufoso, rompe, e che c'è troppi spinaci e bla bla bla. Bene, prepariamo adesso il nostro ripieno, casomai avvicino il telefono, comunque è un classico ripieno da tortelli, ci vediamo tra un po'. E siamo qua di nuovo io e Tommaso, questa mattina questa news. Allora, adesso andiamo a fare il ripieno di questi tortelli. Tommaso ha appena tritato. Iniziamo con gli ingredienti. Gli spinaci o fine, io non sono così brava, lui fa un lavoro tutto fino, va bene. Questi meriti qui. Gli spinaci, come vi dicevo, ne abbiamo messo mezzo chilo, tenete presente che siamo in 8 noi. Poi mette le 2 uova, ci mettiamo 2 uova, 750 grammi di ricotta, ricotta di mucca, di pecora, leggera, non leggera, quella che vi pare. Ora che abbiamo messo quasi tutta la ricotta, Tommaso è già abituato, perché Tommaso cappelletti, tortelli, già li fa. Poi oggi sarai un po' emozionato? È una roba un po' particolare, un po' nuova. Nuova, diciamo così, vero? Ok, allora sale, pepe. Allora, 2 pizzichi di questo. Un po' di sale lo mettiamo, perché le uova e la ricotta sono da salare. Aspetta che mi metto un po' che non mi ci si vede oggi.
E poi, cioè, Tommaso, io sono un po' ingombrante. Tommaso non lo sta dicendo, cosa stai mettendo? Stiamo mettendo il Macis. Allora, il Macis, già ve ne ho parlato nei miei video, l'ho portato anche in televisione a Ricette d'Italia. Il Macis, che non ce l'ha usa la noce moscata, il Macis non è altro che l'involucro della noce moscata ed è meraviglioso. Vedete, la noce moscata ha una buccia, la faccio vedere. Vedete, questa è come una retina, un involucro che ha il sapore della noce moscata ma non ha mai quel retrogusto amaro, ma quasi dolciastro e delicato, è meravigliosa. Quando ce l'ho, la prendo in internet, casomai dopo vi metto il link, per chi interessa è una meraviglia da avere in cucina. Quando vogliamo il sapore della noce moscata ma delicato, è il top. Va bene, dopo tutte queste chiacchiere, hai messo un po' di pepe anche? Sì, pepe, il macis, il sale. Ok, adesso parmigiano a go-go. Allora, mettiamo parmigiano tanto quanto per ottenere un composto da usare la sac à poche, che dopo Tommaso farà il tartare con la sac à poche, che è bravissimo, e quindi avremo un ripieno morbido. Se invece non volete usare la sac à poche, ma fare o i rotolini e i pezzetti con le mani o con un cucchiaio, fate un impasto più solido, mettete un po' più parmigiano. Iniziamo a mettere del parmigiano, 2-3 bei pugni, vai a pugni. I suoi pugni sono... uno dei suoi sapori. Questi pugni che... Esatto. E poi iniziamo ad impastare con la foglia, se usiamo la planetaria, se no a mano. Ma se avete la planetaria, donne, usatela. E se non l'avete, fatevela regalare. Ci vediamo dopo con il nostro ripieno fatto. Allora, il nostro impasto, il ripieno è pronto, vedete questa consistenza, perché lo andremo a mettere nella sac à poche. Posso dirvi che per queste quantità ho usato 600 grammi di parmigiano grattugiato. Quindi ora, giù Tommaso, ora abbiamo il ripieno fatto, l'impasto fatto, mi sono preparata una sac à poche, però l'impasto è bene che riposi, mezz'ora, un'ora. Quindi nel frattempo noi adesso andiamo a fare... Pilates. Andiamo a fare Pilates. Importantissimo. Importantissimo, poi dopo ci vediamo. Dopo Pilates, tortelli, ravioli a go-go. Ciao! Yes! A questo punto abbiamo steso, Tommaso ha steso la sfoglia e... o col mattarello, con la sfogliatrice, non abbia la sfogliatrice, ha messo il ripieno che è qua nella sac à poche e sta facendo tutti i suoi tortelli. Adesso riempie e poi andiamo a chiudere. Noi abbiamo questo metodo che facciamo la metà e poi ribaltiamo, oppure si può mettere un altro pezzo di sfoglia altrettanto. Bravissimo Tommaso, che precisione. Ora Tommaso ha riempito, io vado a chiudere. A questo punto andiamo a rovesciare la nostra sfoglia e prima di sigillare i lati è bene con le mani, a volte si usa anche un piatto che si rotola. Tommaso, prendimi un piatto, l'ho già fatto vedere, un piatto piano. Sì, sì, va benissimo. Un altro metodo antico delle nonne era proprio quello per fare il taglio migliore, vedete, tac. Questa tecnica è molto carina perché vi vengono ben ben chiusi. Avanzo. Vedi, poi si chiude ai lati perché tutta la pasta ripiena sappiamo che il maggior nemico è l'aria. Quindi con questo metodo diciamo che andiamo a sigillare. Oppure la mia mamma, mi ricordo, faceva sempre così, con le mani. Ok, poi... non facciamo altro che togliere il bordo, dopo con queste io ci faccio le tagliatelle e poi vado dietro alle righe, taglio il bordo qua, ok, così, e poi tagliamo i nostri tortelli, ravioli. Noi a Ravenna li chiamiamo sempre tortelli questi, guardate che meraviglia che ha fatto Tommaso, sono anche un po' piccolini, sono ancora... più pregiati. Poi prendiamo un vassoio, mettiamo un po' di farina, io uso la semola, e con il tarocco andiamo a mettere qua i nostri ravioli, che abbiamo già l'acqua noi là che bolle, e pronti, affamati, questa family oggi ravioli. Insomma, avete visto, è facile, poi con Tommaso è ancora più facile.
mettiamo qua. Adesso noi li andiamo a fare tutti, questo è il risultato, e poi dopo li andiamo a mettere nell'acqua bollente. Ci vediamo dopo di là in cucina quando li abbiamo fatti tutti. Ciao! Eccoci qua, siamo pronti per cuocere i nostri tortelli, sono tutti affamati. Tommaso ha messo, cos'hai messo? Olio e burro, giusto? Olio e burro. Olio e burro, olio. La salvia, facciamo due andate, due tre, perché noi siamo tanti. Ecco, così. E ora aspettiamo due o tre minuti. Quando vengono a galla, possiamo spegnere i tortelli perché sono appena fatti, cioè dal tagliere li avevamo messi nell'acqua. E Tommaso sta facendo rosolare la salvia. Fa vedere questa salvia, guardate, prendi qualche. Guardate la bellezza! Guardate che fogliolone! Aspetta che io ne faccio vedere una, guardate. Tommaso è un po' più serio davanti alla telecamera, ormai. Io sono. Vedete che fogliolone belle che abbiamo. Bene, ci vediamo fra qualche minuto. Pronte di impiattare la prima andata. Intanto che Tommaso mette giù gli altri, io faccio i primi piatti, anzi faccio questo primo piatto per voi. Così, burro e salvia. Mettiamo una fogliolina, fogliolona, perché queste sono tutte grandi. Così, dei ravioli più semplici che ci sono, guardate, ricotta, spinaci del nostro orto e della nostra piccola azienda agricola Conventello House e Out, che dire. Con l'aiuto di Tommaso oggi è stato un gioco da ragazzi. Vi salutiamo, vi diamo il buon appetito con i nostri ravioli. Ciao, saluto Tommaso. Ciao, buon appetito. È stato un piacere condividere con voi questa ricetta e con Tommaso. Ciao. Eh sì.